Lorenzo, che emozione è stata? Beh, per me è stata un'emozione bellissima. Esordio in Serie B a 17 anni, diciamo, non è da tutti. E per me è stato molto importante anche per far vedere ciò che valgo. Cosa hai pensato? Ieri sera lo sapevi già, hai dormito tranquillo. Raccontaci un po' la vigilia, le emozioni. Sinceramente ho dormito, saranno 6 ore, perché ero emozionatissimo, partita importante. E poi vabbè, sono andato a scuola stamattina, ho dovuto svegliarmi anche presto, però anche a scuola avevo la testa solo sulla partita e pensavo solo a questo. Diciamo che vedendoti dall'alto non si diceva che bravo ragazzino, perché eri completamente amalgamato e giocavi come gli altri, cioè personalità, tranquillità, grandi parate, insomma, complimenti ancora. Beh, questo è grazie a tutta la squadra che mi ha aiutato, mi ha sempre aiutato in allenamento e tutto, anche a Bardi soprattutto e a Kosicki, i miei due amici ormai, che mi hanno aiutato e tutto, e ho superato, diciamo, i primi 10 minuti difficili di tensione. Adesso il tuo futuro cosa pensi? Sicuramente a lavorare, perché sei un buon talento, avrai tanta strada davanti, però diciamo che il lavoro finora che hai fatto ha pagato, abbiamo visto. Beh, senza dubbio, questa qui è una grande soddisfazione, come ho già detto prima, poi non so il futuro come sarà. Spero di essere qua per molto tempo. Senti, scusami, una domanda che mi sorge spontanea. Tu rispetto a Gianfranco Montipò sei nipote? Sì. Il contratto il Novara te l'ha fatto? Non ancora. Perché sarebbe la prima volta che la famiglia Montipò, invece di metterceli i soldi dal Novara, finalmente li prende. Sì, questo è vero. Però non so, vedremo, magari l'anno prossimo mi faranno un contratto, dipende tutto dal Novara, si spera.